La conversazione settimanale tra te e Massimo Bordin è interessante a volte anche per questo, per il confronto, no? Io ho l'impressione che per gli ascoltatori si sta traducendo in una gran rottura di coglioni, insomma, perché diventa una sorta di lite continua, cosa che non rappresenta più indubbiamente grande interesse. Vedremo cosa bisognerà fare.